Eccoci ad un nuovo appuntamento. Una domanda mi viene posta di frequente. Perché una persona dovrebbe intraprendere una psicoterapia? In questo video cercherò di spiegarti quali sono le motivazioni più frequenti che portano la persona ad intraprendere un percorso psicologico. Ma prima di andare avanti, se non mi conosci, ti rubo qualche secondo. Io sono Angelo. E sono uno psicologo che ama fare divulgazione. Mi piace illustrare tante strategie utili per migliorare la nostra autostima, le nostre relazioni e in generale affrontare i problemi quotidiani grazie alla psicologia. Se sei interessato a questi temi, se sei appassionato di psicologia, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche così non perderai nessun video. Ma ora parliamo di psicoterapia. Prima di spiegarti quali sono le motivazioni che portano una persona ad intraprendere un percorso psicologico, credo che sia importante capire che cos'è una psicoterapia. Devo prima di tutto dire che intorno a questo tema ci sono tantissimi falsi miti. Una convinzione molto frequente che riscontro tra i miei pazienti è l'idea che la psicoterapia sia per le persone deboli, per le persone che non ce la fanno da sole. Io credo che questo sia totalmente falso. In realtà, secondo me, la psicoterapia è un atto di coraggio. Non tutti hanno il coraggio di guardarsi dentro, di andare con lumicino nelle loro ombre più oscure. Molte persone preferiscono continuare a stare male invece di vedersi dentro, invece di andare alla ricerca dei problemi più profondi. Durante un percorso, il terapeuta e il paziente lavorano insieme per andare alla ricerca delle cause dei problemi e poi risolvere, superare queste cause. Ma ora entriamo nel vivo dell'argomento, cerchiamo di capire quali sono le motivazioni più frequenti che portano le persone ad incominciare un percorso psicologico. Ma prima una piccola premessa. Per comodità e anche per rendere il discorso più chiaro, ho diviso le motivazioni in maniera netta. In realtà, come potrai capire dal seguito di questo video, le motivazioni possono intersecarsi ed una persona può chiedere aiuto al professionista per diversi motivi. La prima motivazione che spinge le persone ad intraprendere una psicoterapia è legata ai problemi emotivi. Ansia, depressione, stress possono portare la persona a chiedere l'aiuto di un professionista. Alcune volte i problemi emotivi possono diventare così invalidanti da interferire con la quotidianità delle persone. Molto spesso le persone cercano di superare questi problemi in autonomia, cosa che va benissimo, ma alcune volte è fondamentale chiedere aiuto, è fondamentale affidarsi ad un professionista, perché l'occhio di un esperto aiuta la persona a percepire la situazione in maniera differente. La psicoterapia ha lo scopo di andare a cercare le cause dei disturbi emotivi e poi affrontarle, andare a superare queste difficoltà. Ad esempio, uno dei disturbi con i quali mi confronto più di frequente è l'ansia. Per quanto si parli spesso di ansia, non tutti sanno che l'ansia può limitare veramente la vita delle persone. Ci sono persone che a causa di questo disturbo non escono di casa, non frequentano alcuni luoghi oppure non riescono a socializzare. La psicoterapia può aiutare queste persone a riconoscere le cause del loro disturbo e poi risolverle. All'interno di un percorso di psicoterapia, oltre a lavorare sui propri schemi di pensiero, sugli atteggiamenti disfunzionali che a volte adottiamo, possiamo anche imparare nuove abilità, come ad esempio la gestione delle emozioni, come ad esempio la gestione dell'attivazione fisica, oppure
imparare le abilità sociali, come presentarsi, come stare in mezzo agli altri, come evitare di provare vergogna. Un'altra motivazione è legata a problemi relazionali. Infatti, ci sono persone che hanno difficoltà ad instaurare e mantenere relazioni sane. Sempre più di frequente mi capita che mi chiedano aiuto persone che non riescono ad instaurare relazioni durature. Spesso mi chiedono aiuto dopo diversi fallimenti relazionali. La psicoterapia aiuta queste persone a prendere consapevolezza delle loro modalità relazionali e a cambiarle. Si va ad indagare su quali sono i meccanismi che causano il fallimento relazionale e poi si cerca di migliorare. Si cerca di cambiare gli atteggiamenti, si cerca di cambiare il modo di comunicare. Attraverso questi cambiamenti, attraverso una migliore consapevolezza di sé, si promuovono relazioni più sane. Una cosa del genere l'ho fatto Francesca quando mi ha chiesto aiuto. La signora ha 54 anni e ha preso da poco consapevolezza che nel suo passato ha avuto sempre partner anaffettivi. Tutti i suoi partner del passato non le davano affetto, non le davano apprezzamenti, tendevano ad essere freddi. Oggi Francesca ha deciso di prendere in mano la sua vita relazionale. Con grande coraggio ha deciso di guardarsi dentro e capire come mai era attratta da queste persone. Nonostante poi le relazioni fossero fallimentari, nonostante lei non trovasse soddisfazione in queste relazioni, era attratta sempre dallo stesso genere di partner. In terapia abbiamo cercato di capire cosa scattava in lei, cosa la portava a dirigere la sua attenzione verso partner freddi. Grazie a questo lavoro, lei ha preso consapevolezza delle cause profonde di questi suoi atteggiamenti e ha superato le sue ferite emotive. Un'altra motivazione è legata ai problemi comportamentali. Questi sono spesso strettamente collegati con i problemi emotivi. Ci sono persone che diventano aggressive, che hanno difficoltà a gestire la propria rabbia oppure che hanno delle dipendenze. La psicoterapia aiuta queste persone a capire cosa c'è alla base dei loro problemi comportamentali. Successivamente li aiuta a prendere consapevolezza di come possono cambiare e di quali strategie possono adoperare per evitare di cadere nelle vecchie abitudini, nei vecchi comportamenti. La psicoterapia quindi vuole aiutare queste persone a gestire in maniera più efficace ed efficiente i propri comportamenti, evitando dinamiche disfunzionali. Ha fatto un lavoro molto profondo e doloroso Paolo, che mi ha chiesto aiuto perché era dipendente dalle macchinette, passava giornate intere a spendere i suoi soldi alle macchinette dei bar. Il Signore ha dovuto fare un profondo lavoro su se stesso, andare a guardare gli angoli più scuri e dolorosi per superare questo suo comportamento patologico. Un altro motivo che porta le persone ad intraprendere una psicoterapia è quello di superare i traumi del passato. Infatti, alcune volte le persone vivono ancora legate ad eventi spiacevoli del passato. Alcuni traumi del passato possono influenzare ancora la loro quotidianità. In psicoterapia si va a lavorare su questi traumi, si va a lavorare sulle emozioni collegate a questi eventi affinché la persona possa lasciarli andare. Diverse strategie possono essere utilizzate per far sì che la persona lasci andare il dolore. Lasciando andare il dolore per gli eventi del passato, la persona riesce a vivere pienamente e consapevolmente il momento presente. Infatti, molto spesso le persone rimangono bloccate oggi a causa di eventi traumatici del passato. In psicoterapia si va a sciogliere questo laccio affinché la persona possa riprendere in mano la propria vita.
Un'altra motivazione che porta le persone a chiedere aiuto ad un terapeuta è quella di superare i cambiamenti. La nostra vita è costellata di cambiamenti. L'adolescenza, il matrimonio, il divorzio, un nuovo lavoro, il trasloco. Noi viviamo in un continuo flusso di cambiamenti. Alcune volte il cambiamento può essere costruttivo, riusciamo ad affrontarlo in maniera produttiva, proattiva. Altre volte invece il cambiamento può bloccarci, può portarci a vivere emozioni spiacevoli. La psicoterapia aiuta le persone ad affrontare in maniera più proattiva il cambiamento, aiuta le persone a riconoscere le proprie capacità per affrontare i cambiamenti. È quello che ha fatto Giorgia quando mi ha chiesto aiuto. La signora aveva difficoltà a vivere la menopausa. Aveva preso questo cambiamento in maniera molto, molto negativa. In psicoterapia abbiamo cercato di lavorare sul significato che Giorgia attribuiva alla menopausa. Grazie a questo lavoro è riuscita a vedere il cambiamento e la menopausa in maniera totalmente diversa. Un lavoro simile lo abbiamo fatto con Piero che dopo essere andato in pensione stava cadendo in depressione. Per lui essere in pensione significava essere inutile. Insieme io e Piero abbiamo lavorato su dare un nuovo senso alle sue giornate, dare un nuovo senso alla sua quotidianità. Grazie a un cambiamento di atteggiamento mentale, è riuscito a riprendere in mano la sua vita. Ti ho spiegato in questo video quali sono le motivazioni più frequenti che portano le persone ad intraprendere una psicoterapia. E tu, hai mai pensato di iniziare un percorso? Se sì, cosa ti spingeva, cosa ti ha spinto a farlo? Fammelo sapere nei commenti. Poi ti consiglio vivamente di vedere questo video sulla terapia cognitivo-comportamentale, può esserti d'aiuto. Qui ti ricordo di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.